poter fare la miglior prestazione possibile, di montare perlomeno nel podio, insomma, ecco. Sì, anch'io punto al podio, comunque un piazzamento in 25. L'obiettivo è sempre uno solo, vincere. Speriamo bene, gara mai fatta, quindi vedremo come andrà. Sensazioni nuove, via. Sì. È un po' fresco, ma speriamo che andando su per la salita mi riscaldi. Sensazioni stamani è un po' freschino, però dai, speriamo di fare una bella gara. Bene, bene, vediamo poi alla fine. Stefano, credo. Alessandro, un altro Alessandro. Com'è? Sei tutto in forma stamattina? Vediamo, dai. Aspetti la salita? Si aspetta, sì. Buongiorno a tutti, ben ritrovati per quanto riguarda Podismo TV, e questa sera insieme a Moreno Sinatti parleremo della passeggiata alla fiera, edizione numero 42, quindi una delle edizioni, diciamo, più vecchie, più antiche, diciamo, della nostra zona. Moreno. Sì, è un'edizione, una fra le più vecchie, prima veniva fatta di sabato, poi da quando il centro commerciale dei Gelsi è stato fatto è partita la mattina. Ecco, una manifestazione che ha visto sempre alla partenza tantissimi concorrenti, e diciamo che gli agonisti sono rimasti più o meno costanti. Per quanto riguarda invece la passeggiata, quindi la camminata, presenti, diciamo, varie associazioni, vari gruppi, molto molto nutrita. No, questa è famosa per questo motivo, la passeggiata alla fiera. Molti proprio intendono di fare la passeggiata, non come queste persone qui, che loro vengono a fare la gara. Però ecco, c'è da dire che anche qui sono arrivati 300, mi sembra 300 esatti il numero di competitivi, che di questi tempi non sono pochi, con l'inflazione delle gare che ci sono, sono tantissimi. Ecco, qui vediamo chiaramente i protagonisti della competizione, che hanno preso subito il largo proprio dalla zona, diciamo, del centro commerciale, per poi dirigersi verso la parte alta della città. Fra l'altro una città, per certi aspetti, diciamo, nel momento in cui è stato modificato il percorso, più spettacolare, molto più bella. Molto più bella, un po' più dura, però molto più bella e meno stancante dal punto di vista, insomma, mentale, sì, proprio si corre bene, anche se dura fatica, però si corre benissimo, proprio perché c'è molte variazioni di paesaggio, di corsa, tutto, insomma. Ecco, c'è da dire che anche quando siamo in piazza, quel giro lassù in piazza di Sinalunga, che anche lì è bellissimo, col rifornimento, gente che va, gente che viene, c'è un incrocio, un intreccio di persone, proprio bellissimo. Poi la giornata era favolosa, quindi... Come vediamo, effettivamente le condizioni proprio anche meteo positive hanno favorito la partecipazione, anche l'aspetto anche agonistico. E sì, abbiamo visto, diciamo, ecco, la coppia femminile darsi battaglia subito fra la Belardinelli e la Barneschi, che ovviamente avevano due scopi ben diversi: una si preparava addirittura per la maratona di Parma, l'altra invece per le prossime competizioni tipo la mezza di Arezzo. Sì, c'è da dire che la Barneschi ultimamente, cioè, è un po' calata, perché ha fatto le lunghe, si è allenato, ha lavorato forte per fare la maratona, infatti è anche riuscita bene, ha fatto un ottimo risultato. Invece la Belardinelli, anche se è molto più anziana di lei, però ha fatto la stagione costante, è sempre andata bene, sempre. Ecco, qui stiamo recuperando un pochino il gruppo dalle retrovie per portarsi sulla testa della corsa, proprio per portarsi nella zona forse più impegnativa del tracciato, quella che porta proprio alla piazza di Sinalunga, quindi questa salita lunghissima, molto direi spettacolare, ma sì, al tempo stesso impegnativa. Sì, è una salita lunga, proprio tutta diritta, che vedi l'inizio e la fine, quindi, e la fine non arrivi mai, e proprio la prendi dopo neanche un chilometro di gara, quindi... Se sei scaldato bene, duri abbastanza fatica, come è successo a me. Ecco, qui vediamo proprio i primi approcci di questa salita, che proprio dalla parte di Pieve di Sinalunga va verso Sinalunga Alta, e qui cominciano già un po' le piccole, diciamo, difficoltà, le piccole asperità. Qui intanto vediamo Fontani Ettore, che è stato, diciamo, quest'anno il protagonista quasi indiscusso di queste competizioni prosa. C'era Lacrimini, poi c'è Burroni, insomma, c'era il meglio, diciamo, anche della zona era presente. Qui vediamo il giovane Mori, poi Mazzarelli, entrambi della Sabbiano Marano. Sì, ecco, qui intanto potete notare proprio queste difficoltà, diciamo, del percorso in questo tratto di salita. E qui vediamo anche Alessandro Annetti, che sta riprendendo progressivamente, diciamo, la sua performance iniziale, è stata sempre più o meno costante. Poi il giovane Martinelli, che anche lui è atleta della Polisportiva di Policiano. Poi Vannoccini, quest'anno è stato molto forte. Poi Rossi,
Lorenzo, un altro atleta che sta spingendo bene proprio in prossimità, in previsione anche della mezza rete. E qui i due atleti che erano partiti forte, Graziani e Tartaglini, poi Dibra alle sue spalle. Quindi sembrava una lotta fra questi due o tre atleti, in effetti è stata così, è stata, ma poi dopo ovviamente il percorso... Sì, ancora che ha fatto 2 chilometri neanche, quindi ancora ce n'erano altri 10 da fare, e che poi non era, anche gli altri erano tutti... Cioè, c'era salita, discesa, quindi non era escluso l'ultimo 2 chilometri, che era, diciamo 3 chilometri, che erano in pianura, le altre erano tutte variazioni continue. E qui vediamo Refi e Tartagli e Fatichenti che lottano ovviamente per il Grand Prix, anche se è in difficoltà in questi ultimi periodi, però Fatichenti ha voluto completare la gara. È mezzo infortunato e adesso è tutto sta nella mezza maratona. La maratona Città d'Arezzo, se uno riesce a superare bene quella gara lì, va bene, altrimenti si giocano tutte le carte, penso, sulla maratonina di Arezzo e sul trail, che punteggio triplo. Ecco, intanto abbiamo visto già che la Villardinelli ha preso qualche metro di vantaggio nei confronti della Barneschi, che è collocata a circa una ventina di metri, però sempre lì, vista d'occhio, insomma, quindi controllando. Poi Soldini, che sta recuperando molto, diciamo, rispetto alle posizioni precedenti, e quindi è chiaro che diventa un momento in cui anche Aldo sta veramente viaggiando buono. Abbiamo visto anche l'atleta dell'Atletica Ponticino, che era in posizione molto positiva. La Canuto, sì, anche lei è giovanissima, 95 mi sembra, quindi ancora deve dare tutto. La salita sta andando, cioè la predilige, poi dopo perde forse probabilmente nella parte, diciamo, del passo, quindi sul ritmo un pochino. E qui vediamo uno scorcio anche di Sinalunga, molto carino, e poi i famosi, diciamo, camminatori che erano più di 1000, quindi non devo, ecco, a Sinalunga riescono a portare tanta gente, cioè, l'unica manifestazione in cui ce ne sono tantissime è la maratona Città d'Arezzo, noi ad Arezzo, altrimenti non riusciamo mai a fare numeri alti, 50-60 persone, ecco. E qui vediamo proprio, ecco, l'interno di Sinalunga, quindi anche questi scorci che ci sono all'interno, i vicoli, le strade più strette e quant'altro, che danno la caratteristica anche estetica e forse spettacolare di questa manifestazione, che gli amici di Sinalunga sono riusciti a realizzare con la collaborazione, diciamo, dell'amministrazione comunale. Quindi questo gli va dato atto, perché si sono dati molto da fare anche per migliorare l'aspetto anche estetico. E qui, diciamo, invece siamo passati nel punto, diciamo, alla un po' fine quasi della salita, della prima salita, sì, che c'era Graziani davanti, Dibra e Rossi e Tartaglini e Vannuccini adesso, e abbiamo preso un po' di, ecco, questo era l'ultimo tratto di Sterrato, che era in pianura, qui adesso in mezzo agli olivi, svoltano a destra e c'è una piccola salita, poi inizia la discesa per poi dopo picarsi verso, ritornare un'altra salita, sì, ecco, qui che vediamo è molto più leggera, però ecco, qui abbiamo visto anche lo Stocchi, sì. Insomma, è una gara molto varia anche come percorso e come impegno, pertanto bisogna sempre avere un occhio di riguardo un po' su questa competizione. Io l'avevo fatto l'anno scorso la prima volta questo percorso qui, non me lo ricordavo, che pensavo che finita la salita andare nel peso e andare a diritto, invece non mi ricordavo c'era quella variazione che si tornavano a mezzo, questa era Flori di Tonelli, Monnanni, ecco, abbiamo visto, poi in precedenza abbiamo visto la Nicoletta Sandarelli insieme alla Tiberi Lucia, Nicoletta Sandarelli che quest'anno sta facendo veramente un'annata strepitosa, poi della Corte Salvatore, ecco, via via si susseguono un po' i vari concorrenti, qui anche Stefano Sinatti, nonostante le caratteristiche del percorso, comunque è andato molto bene, che lotta per la sua categoria con l'atleta, diciamo, di Ponticino, Frontani Massimo. Con Massimo Frontani, sì, quindi ecco qui la discesa insieme a Matini, vediamo anche dietro, poi Celestini abbiamo visto che era presente, ecco qui stanno, diciamo, scendendo giù, sì. Questa è stata una discesa che mi ricordo anni indietro mi permetteva di recuperare a volte il distacco che subivo in salita. Qui c'è Scaglia, Gianmarco, che è arrivato secondo di categoria, che quest'anno ha trovato nella propria, davanti a lui c'era il campione italiano della categoria, quindi ha avuto dei problemi. Ecco, intanto abbiamo visto la Canuto che proprio è a ridosso addirittura della Barneschi, quindi aveva fatto una salita strepitosa con diciamo proprio il raggiungimento quasi del settore anche femminile, vedete qui con il 272 l'atleta della Filigrande, vabbè. Sì.
adesso cerchiamo il nome, sicuramente lo troveremo, se lo troviamo, ecco qui intanto vediamo Lelli che si Lelli Mattoni e Casi Alessio che con gli occhiali che sbandella un pochino, però ecco, e ha fatto, ecco questo che è ora 290, non mi ricordo, era il campione italiano della categoria. Perugini Federica era ecco l'atleta che avevamo dimenticato. Qui intanto un bar che giovane atleta che 19enne, primo anno juniores, quindi anche lui è, questo è invece il fidanzato della Belardinelli, era ex anche lui è stato uno spingitore della botte, abita ad Olympic Runner Lama lui. Ecco, qui vediamo proprio quel tratto, siamo proprio alle periferie di Sinalunga, diciamo nel contorno di Sinalunga. Sì, questa è la salita che riporta la salita, questa è una salita, non era una salita, saliva. Però spingevano bene, sì, vediamo sì. Braganti, ragazzini, poi vediamo anche dietro Mazzarelli, poi qui Bettarelli. Il famoso Bettarelli, sempre con la testa in movimento, ormai è diventata una sua prassi, mentre Mori qui, gli stacchi cominciano a essere un pochino più importanti proprio perché il percorso induce a fare queste caratteristiche. Quindi ecco Stocchi che l'avevamo visto sempre molto protagonista, e anche in questa circostanza con Banelli e Refi sta lavorando molto forte, sta lavorando, quindi diciamo che sono atleti che poi si possono permettere di fare delle gare diciamo anche a buoni livelli. Qui vediamo anche Martinelli che e Annetti, quindi distacchi nei primi è un pochino più consistente rispetto a quello che è normalmente diciamo nelle gare pianeggianti. Quando c'è la salita chiaramente la selezione diventa automatica, ma vedete qui il distacco comunque anche fra i due compagni di squadra è molto limitato, fra Tartaglini e Annetti, mentre vediamo il passo molto fluido, direi così, di Francesco Vannuccini che quest'anno veramente ha fatto una bella annata, sì, una buona annata, sì. È rimasto molto costante insomma, sì. Ecco la stessa cosa anche per Lorenzo Rossi che sta recuperando in questa seconda parte della stagione. E qui vediamo la coppia di testa con Dibra e Graziani. Vediamo Dibra che soffre un pochino a stare dietro a Graziani. Graziani direi che è in uno stato di forma eccellente. Sì, aveva fatto la domenica precedente, ha fatto la mezza di Foligno, quindi per ritornare a fare a livelli altissimi, poi rifare dopo una settimana una gara così, insomma, ecco qui sicuramente se lo portava a volata vinceva sempre Graziani, perché lui viene da mezzo fondo veloce, quindi... Ma poi grintoso, sembra quasi che più determinato rispetto a quello che ha avuto anche negli anni passati, quindi sì, fiducia in se stessa più che altro, ecco. È dell'87, quindi anche perché poi, 30 anni, quindi un po' di maturazione ce l'ha avuta anche di testa, quindi sicuramente sa correre meglio, sa gestirsi meglio. E qui vediamo anche, ecco, per quanto riguarda anche Lorenzo Rossi, una buona falcata anche per lui, quindi ritmo costante, ovviamente ora tutti in previsione anche delle mezze maratone, fra l'altro lui ha fatto la maratona del Chianti, Dibra vincendola, quindi è un atleta che è molto giovanissimo, ha vinto anche alcuni trail, quindi va un po' a sparsi. Ce l'ha fisico da trail, comunque non è che corre molto bene, però e qui vediamo proprio l'allungo da parte di Graziani, però quando manca un chilometro alla conclusione sotto il ponte della ferrovia, sì, lì siamo alla Pieve di Sinalunga, poi e sta spingendo effettivamente, si trova lo vediamo ancora teso, voleva vincere fortemente questa competizione. No, si vede proprio, è concentratissimo, guarda proprio, si vede. Sì. E vediamo proprio il sostegno anche da parte degli amici che gli sono accanto, che lo sostengono per cercare proprio di ottenere un risultato che per lui è importante, insomma vincere la passeggiata alla fiera con alcuni campioni che l'hanno vinta è un prestigio mettere l'albo d'oro in questa competizione, quindi Graziani l'ha tentata in tutte per tutte, insomma ecco, sapeva di essere fra i protagonisti. Bene, sì. Stava bene, quindi poi il riscontro è venuto dalla mezza maratona al tempo che ha fatto, quindi in base a quello ti regoli se stai bene oppure no. E poi ultimamente non è che ha fatto solo la mezza maratona a Foligno, ha fatto altre gare, l'ha vinta, è andato forte, quindi sicuramente è un atleta che può ancora spingere. 500 metri gli ha preso, ha resistito probabilmente, sì, Dibra non ha, diciamo, a quel punto di quando ha visto staccarsi ha controllato di non essere raggiunto da Lorenzo Rossi che era lì a circa diciamo una ventina di secondi, ma sai, i 100 metri sono importanti in questa fase della corsa. E qui vediamo che accompagniamo l'atleta
al traguardo delle, diciamo, della gara, proprio per cercare di far vedere le caratteristiche. Poi dopo ritorneremo indietro addirittura a riprendere anche le prime donne, quindi vedremo un pochino quello che avviene. Ecco qui intanto proprio le fasi conclusive di questa gara, mentre diciamo lateralmente con il passare del tempo vedremo anche i passeggiatori che lateralmente diciamo transitavano nel percorso gara. E qui vediamo proprio il tirigno, ecco, finale, quindi sì. Sta spingendo ancora forte, non si volge neanche, proprio perché è certo della sua gara, quindi del suo risultato. E qui vediamo proprio le battute conclusive di questa competizione. Eccolo qui, vediamo proprio, addirittura va a tastare il tempo, vedere un pochino che le avviene, e poi ecco, vediamo proprio l'arrivo finale di Emanuele Graziani, 40:53. Il suo tempo è stato uno dei tempi più buoni rispetto addirittura a quello dello scorso anno di Attilio Nilo, quindi vuol dire che ha camminato veramente forte. 41:24 per Dibra, al terzo posto per Lorenzo Rossi, 41:44, 42:20 invece per Francesco Vannuccini, mentre Tartaglini è a 43:12, quindi in distacco abbastanza consistente. Poi vediamo anche Annetti Alessandro, ecco qui vediamo Tartaglini giungere al traguardo, ecco qui poi Alessandro Annetti abbastanza provato anche lui. Martinelli Lorenzo, poi vediamo, sì. Poi ecco qui Martinelli, poi c'è a seguire c'è Refi Nucciarelli. Ecco, intanto andiamo a riprendere dalla Canuto, che era in quarta posizione. Insieme a Paci Massimo. Esatto, quindi stiamo recuperando proprio dalle retrovie per cercare. Qui siamo alla terza atleta, che Perugini. Questa atleta della Filirun che corre molto bene, poi la Francesca Vanneschi sembra quasi che corra facilmente, sempre con il sorriso nelle labbra, però la stanchezza sicuramente la prova anche lei. Sì, ma sicuramente si mette tutto quel rossetto per fare risaltare che sorride, perché sicuramente fatica la dura anche lei. E qui invece concentrata vediamo proprio la Roberta Belardinelli, che ovviamente è una grintosa atleta che ovviamente non ci sta a perdere, insomma, quindi ce la mette sempre tutta, e anche in questa occasione cerca di raggiungere questo risultato importante, insomma andare a vincere questa gara direi è una grande soddisfazione anche per lei, un atleta non giovanissima ma sempre nella breccia, insomma, ecco, quindi sono 2-3 anni che lo sfondo abbiamo gli Stocchiolini, che anche lui è al palo adesso, sempre fortunato. Sì. Sicuramente penso che starà malissimo non gareggiare. Esatto. E qui vediamo proprio l'arrivo anche di Roberta Belardinelli alla conclusione di questa gara, che sicuramente ha vinto con meritato diciamo valore. Ecco qui ancora fasi conclusive di questa competizione, ecco un accenno delle braccia alzate, poi più decisa le braccia nel finale, eccola qua con l'arrivo nella zona, e vediamo lì accanto Tiezzi Massimo, che è un po' il promotore diciamo di questa competizione. Poi via via ecco si susseguono un po' i vari atleti, ricordiamo che Carlini ha vinto la categoria dei veterani, davanti ecco la Barneschi arriva adesso in questa, a Fontani, ecco arriva la Barneschi intanto, sì, e poi abbiamo al terzo posto Perugini, poi il quarto posto, ecco, che quindi c'è stato proprio il recupero della Perugini, poi arriva Stefano Sinatti insieme anche a Matini, e poi vediamo la Canuto, che direi sta crescendo moltissimo questa ragazza, probabilmente deve un pochino cambiare strategia di corsa forse. Beh, 95 ecco, arriva Bassi Alfredo, 22 anni, quindi ancora. Poi la vittoria anche di Scaglia, secondo la categoria, sì, perché ha vinto in questo caso qui ora lo troviamo anche lui, e a Calai Adolfo sì, dell'Atletica 75 di Cattolica, quindi dalla Romagna è venuto a vincere questa competizione, un atleta mingherlino, sì, cioè, però a vederlo fisicamente, esatto. Non c'è, invece dopo quando corre, e qui siamo alle premiazioni della gara assoluta femminile, poi l'assoluta maschile, vedete anche qui ecco i tre atleti che ovviamente si complimentano uno con l'altro per questo risultato. Ecco qui vediamo poi ancora le varie categorie in cui erano
presenti un po' il meglio, diciamo, della, anche delle, della zona, insomma, anche per quanto riguarda la, la provincia di Arezzo e Siena, erano tutti qui, erano questi concorrenti. Ma a me mi sembra una cosa eccezionale, perché io un mese fa non ci avrei scommesso su questi numeri, su questi tempi, sul, anche sul sole, perché è un mese che non piove, quindi ci si aspettava l'acqua per oggi, no? Dicevo, ha visto tanto, tanto che non è tempo bello, pioverà. Quindi i numeri, considerando le gare che ci sono in giro, le, il pressing che c'è adesso sugli atleti, le lunghe distanze che, le, che qualcuno fa, e quindi poi anche problematiche, perché purtroppo non è che tutte le domeniche si riesce a fare 25-30 km. No, volevo dire, quindi noi siamo sicuramente entusiasti, mi sembra che dai risultati, da quello che ci viene detto, tutto ok. Io ho fatto il giro davanti alla manifestazione, ho visto che insomma in piazza Garibaldi, dove è la zona centrale che noi adesso stiamo valorizzando con la manifestazione, si è andato tutto ok, con ristoro personale, traguardo volante, paesaggio, perché poi da Frati si vedeva un bel panorama sulla Pieve con questa tornata, insomma, volevo dire qui. Sì, diciamo che sono andato dietro, diciamo, un po' così a Dibra, giusto per vedere un po' un attimino se potevo anche poter vincere anche il traguardo volante, e poi un attimino per, un po' per testare anche i miei compagni, perché so che sono molto forti in salita a confronto di me, non è che sono, diciamo così, molto efficace in salita, insomma, ecco. Io l'ho affiancato un po' in salita, ma tanto sapevo che poi sarebbe comunque andato più forte, solo che dopo la salita un po' l'ho pagata, un po' troppo dura. Sì, sono partito cauto proprio per questo motivo, quindi ho detto meglio dopo la testa, non conoscendo il percorso, e ho seguito loro, poi ho allungato alla fine, però non sono riuscito a chiudere il buco che c'era tra me e i primi due. L'ho fatto anche gli anni passati, anche con lo stesso percorso, e anche quest'anno mi sono staccato anche prima della salita, però ecco, facendo la salita un pochettino più cauto sono riuscito poi a tenere un buon ritmo. Ho cercato subito di poter prendere un po' di vantaggio in salita, dato che a me piace tanto, e sono riuscita un attimino a staccare la Francesca, anche se la sentivo che mi era abbastanza vicino dietro. L'unico problema delle gare della domenica mattina è che sono dopo il sabato sera. Ah, ecco, quindi te hai fatto la notte brava, il sabato bravo, insomma, via. Normale, però va bene, cioè alla fine siamo ancora vivi, è una bellissima gara, tanta gente, una manifestazione organizzata in maniera eccellente, per cui sono contento. Sì, è un'iniziativa molto importante, ribadisce l'importanza di questa passeggiata, corsa, agonistica e non. Abbiamo fatto tutti insieme questo, questa bellissima esperienza, il tempo ha retto, anche se stamattina era abbastanza freschino, e diciamo quest'anno c'è un'ulteriore partecipazione, quindi sta crescendo sempre di più, e gli organizzatori sono eccezionali, il nostro presidente della, dell'associazione atletica sinalunghese ha fatto del suo meglio, con tutti quanti i volontari hanno organizzato al top l'iniziativa, quindi credo che per Sinalunga sia una bellissima cosa e un onore rappresentare qui la comunità di Sinalunga. E adesso ho lasciato la corsa di Sinalunga, che ovviamente sarà l'appuntamento per il 2018, andiamo invece all'evento che ci sarà fra soltanto 10 giorni, quindi la maratona città d'Arezzo. Avete visto lo sparo da parte del sindaco lo scorso anno, questa marea di gente che lo scorso anno hanno partecipato alla competizione e che anche quest'anno si pensa di ripetere con gli stessi numeri e addirittura anche dalla qualità degli atleti particolarmente agguerrita. Possiamo già dire fin da adesso che sarà presente l'atleta azzurro Stefano La Rosa, diciamo presente ai campionati del mondo, anche se il risultato poi non è stato di quelli migliori. E alle Olimpiadi uguale. Però sicuramente Arezzo lo conosce bene, perché è stato protagonista sia della mezza maratona di Arezzo sia della scalata al castello, quindi sarà un personaggio che ovviamente onorerà i colori azzurri. Oltre a lui ovviamente la presenza, diciamo, internazionale sarà ampissima, e quindi sarà agguerritissima anche da un punto di vista proprio qualitativo, Moreno, quindi ci sarà veramente da vedere grandi, grandi battaglie. No, c'è da dire che quest'anno i paesi che partecipanti rappresentanti, che sì, come quest'anno mai stati, e penso che in poche manifestazioni ci sono state tutte queste nazioni presenti.
Ecco, fra l'altro dobbiamo dire le novità di quest'anno anche a livello femminile, che sarà molto battagliata con la Mosetti, che fra l'altro ha un personale di 1-9 spiccioli nella mezza, quindi potrebbe con il nuovo percorso anche fare un risultato tecnico ad altissimo livello internazionale. Ma oltre a lei si sono presenti anche, ecco, come dicevi te, nazioni diverse come la le Filippine, con la campionessa filippina della mezza maratona, c'è un personale di 1,14, niente di eccezionale, ma comunque sempre molto forte. La thailandese, un'altra, la Von Gracio, che anche questa qui c'ha un'ora e 15 nella mezza maratona, insomma, voglio dire, quindi personaggi di un certo spicco. Poi avremo anche il campione, diciamo, della scala al castello, Kemlal, la marocchino, che fra l'altro è la sua prima esperienza nella mezza, quindi non sappiamo le potenzialità che potrà avere questo atleta, ma sicuramente sappiamo che è molto forte, quindi diciamo i presupposti per fare una gara ad altissimo livello c'è. Per quanto riguarda la quantità, siamo nelle condizioni di avere una presenza massiccia, le scuole saranno presenti con il discorso del cuore in corsa, quindi a tutti i partecipanti della mini run, che è 3 km, possono partecipare le famiglie, diciamo, nel suo complesso, quindi possono fare la passeggiata e ricevere una t-shirt in ricordo della manifestazione. Poi c'è una gara di 9 km, sempre non competitiva oppure agonisticamente valida, e qui vedete proprio il palcoscenico, sarà sempre lo stesso, ma quest'anno ci saranno anche le novità. Ecco, la cosa per quanto riguarda il ritiro del pettorale pacco gara, quest'anno presso il centro commerciale COP di Arezzo, ex Ipercop, in Via La Mendola, dove verranno consegnati i pettorali dal venerdì dalle ore 15 alle ore 20:30 e il sabato dalle ore 9 alle 20:30. Questo per quanto riguarda tutto il resto. Poi ci sarà anche una presentazione di alcuni atleti che saranno presenti in quella circostanza, come Stefano La Rosa ed altri protagonisti internazionali, che sicuramente daranno spicco a questa competizione. Ecco, che vediamo anche Maio, che sarà un altro dei protagonisti della gara, quindi un personaggio molto molto importante. Che dire poi, Moreno? Cioè, ci sono gli ultimi iscritti che vogliono fare per la non competitiva, per l'agonistica. Lunedì prossimo scadono le iscrizioni, quindi non potranno partecipare. Gli altri invece lo possono ancora fare. Il panorama della città di Arezzo ovviamente è bellissimo, sperando di avere una giornata stupenda come lo scorso anno. Allora sarà veramente un grandissimo spettacolo. Cioè, per ritirare il pettorale alla non competitiva e dei mini run sono in tempo fino a sabato pomeriggio lì al centro commerciale, fino a che ci sono le magliette a disposizione. Esatto, esatto. Noi abbiamo predisposto circa un migliaio di magliette e poi 1100, quindi questo per quanto riguarda la competizione. Quindi arrivederci alla prossima settimana per le ultime notizie.